Nessuna sorpresa al Guido di Ippolito, dove il Sambiase vince facile sulla Cireale. La squadra di Aita si impone 5-0 ai danni dei giovanissimi avversari, appena 15 elementi indistinte, di cui i due più grandi classe 93, e sale a quota 37 punti. Classifica che resta però invariata e giallorossi ancora fermi al terzultimo posto. In campo la gara ha ben poco da dire, mister Aita decide di far riposare alcuni dei diffidati. Finiscono in tribuna infatti Savasta, Morelli e Guerreri, mentre Curcio si accomoda in panchina. Va subito vicino al gol il Sambiase dopo appena 3 minuti di gioco. Casciaro va via a Monteforte e conclude sul primo palo centrando in pieno il legno, poi Lio sulla ribattuta manda alto. Gare come questa, senza particolari pressioni e con il risultato quasi scritto, riservano spesso brutte sorprese quando non si riesce a sbloccare subito. Ed il Sambiase nel primo tempo accusa qualche passaggio a vuoto. E quando il gol sembra proprio non voler arrivare, sale inevitabile anche un po' di pressione e di paura. Ansia che svanisce però come d'incanto quando finalmente il gol arriva e rimette sui giusti binari la gara. È il 38esimo quando Lio lancia Manfred sul filo del fuorigioco. Tocco a superare il portiere e porta a questo punto spalancata per l'attaccante che accompagna la sfera in fondo al sacco. Sbloccato il risultato, comincia un'altra gara ed il Sambiase gioca con maggiore tranquillità andando vicinissimo al raddoppio prima del riposo con Casciaro, che però si fa chiudere dalla difesa acese. Nella ripresa il Sambiase è deciso a chiudere subito i conti e prima sfiora il raddoppio con Casciaro che supera in velocità il proprio avversario e tenta il colpo a giro per evitare il portiere ma manda sul fondo. Poi lo realizza al terzo, nuovamente con Manfred. Cross di Lio sul secondo palo, Manfred svetta di testa ed incrocia sul palo opposto. Doppietta per l'attaccante siciliano che porta a 5 le sue marcature con la maglia giallorossa. Gara chiusa e Sambiase che gioca sul velluto. Lio tenta allora la prodezza, vede il portiere acese fuori dai pali e tenta la conclusione della domenica dal cerchio di centrocampo, palla che esce di poco e sarebbe stato davvero un gol da cineteca. Opera allora i primi cambi, mister Aita richiamando in panca Manfred e Lio, anche lui nella lunga lista dei diffidati, e gettando nella mischia Russo e Fabio, poi sostituirà anche Porpora con Mercuri. Intanto al 13esimo arriva al 3-0 con Casciaro che riceve palla dopo la doppia sponda di testa di Carrozza e Russo e con un tocco sotto supera l'estremo difensore ospite. Poco dopo arriva il 4-0 ancora con Casciaro, imbeccato da Russo. Doppietta anche per l'attaccante cosentino, che porta a 6 i suoi centri stagionali, 3 nelle ultime due gare. A questo punto i giallorossi possono dilagare, ma a più riprese falliscono il gol del 5-0 sia con Fabio che con Mercuri. Ma è solo questione di tempo. Il 5-0 arriva infatti in pieno recupero e lo realizza Russo, servito sul filo del fuorigioco da Cristaudo. Missione compiuta. Acireale battuto e nuovo passo verso i play-out passato in archivio. Domenica, sfida di ben altra caratura in casa del Noto.